Rigorino, la 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 la. Rigorino, la 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 la. Rigorino, la 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 la. E senza Rigorino, mamma mia, come si fa? E senza Rigorino, mamma mia, come si fa? Pam parapara, pam. Oi, oi. Ho staccato la live, ragazzi, c'è stato il miracolo di testa, di Magic Mike. Mamma mia che smaltita, non ci voleva, eh. La Fiorentina meritava, ma non ci voleva. Allora, io presumo che l'argomento di cui parlare sarà, penso, no, con le ultime live che ho visto questi giorni, parlare del culo di Jovic, che forma com'è, se è abbastanza tonico, come ho visto in giro, vabbè. Se queste sono le live che bisogna sentire qua in giro, mamma mia. Comunque, raga, non ci siamo perché non si può giocare la partita così. Non ci devono essere scusanti. Martedì è vero che abbiamo il Dortmund, abbiamo tanti infortunati, ma non è, questo non è il Milan. Questo non deve essere il Milan. Ecco, non ci sono scuse. Non puoi giocare così. Non puoi giocare così. Non presentarti così. Abbiamo giocato il primo tempo che se Pioli, out, fra parentesi, voleva far addormentare la partita, al primo tempo c'era riuscito, perché penso che abbia fatto addormentare in molti, fino alla spizzicata fortunosa di Jovic per Theo del rigore, perché fino a lì io davvero sbadigliavo, ma sbadigliavo, e a me non mi va bene. E io, portiamoci a casa, ecco, ora speriamo che fischi questi 3 punti presi proprio con l'unghie e con i denti proprio oltre l'ostacolo. Però ragazzi, finita, finita. E dai, solo 3 punti, eh? Solo 3 punti. Solo 3 punti. Prendo solo 3 punti. Non si è capito come si gioca. Io, se voi l'avete capito, io nel mio piccolo, nel mio. Non. Come cazzo si giocava al primo tempo? Ma com'era l'ideologia? C'era un'ideologia, c'era un'idea di gioco, una forma di. Che c'era? Come si è giocato? Palla, Tomori, ciao, Calabria, Calabria, Tomori, ciao, Hernandez, Magnan, Magnan, su, Tomori, ciao, Magnan, su, Tomori, Calabria, Tomori, ciao, tu. Questi sono i primi 43 minuti. E ora mi dite, no, mi direte, ma Jovic ne ha toccato, meno male ha toccato l'unico pallone nel primo tempo, quello lì del rigore, meno male, perché come fa un attacco, ma mettetevi nei panni di un attaccante che è abituato a giocare tra le linee, al field fuori gioco, ma come fa un attaccante a giocare in quel modo, con tutta la squadra dietro nella tre quarti, sempre bassi, non salivamo mai. E poi inizi il secondo tempo, che invece di provare di tenere, sei andato prima a rischiartela perché devi giocare a viso aperto. Poi è normale che alla fine, ma che la Fiorentina sarebbe avuta. Sì, però abbiamo rischiato, perché se Beltran e Nico Gonzalez stoppano bene quei palloni, sono dureti, sono 2 palline che raccatti dentro. E poi si è anche rischiato, anche perché Magnan hai rischiato di perderlo di nuovo. Perché te sei l'allenatore che ha le palle. Ha le palle. Giochi male, non sa come mettere, non sa che facci questi giocatori di questa squadra, non hai idee precise, definite, va bene. E lì già mi girano le scatole, ma capisco. Ma se uno come Magnan, che gli fa male il polpaccio, è a terra, calcia male il pallone, è zoppo, esce male, te lo sei voluto rischiare, te ha voluto rischiare. E meno male ha fatto che miracolo, meno male. Ma te ha rischiato, e quando dico che c'ha più culo di anima, che anima, hai più culo che anima. Col culo che hai non ci si vince più niente, ma rimane, si rimane sempre lì a galleggiare. Galleggiamo a mezz'aria. Il minimo che serve a te per stare su quella panchina, capito? Perché è così. Comunque, ti prendo solo 3 punti. Rigore c'era, non rompete i coglioni. Quello di loro non c'era, non rompete le palle. A tutti i gufi, andate a prendere nel cacante. E niente, finisce qui. Milan-Fiorentina 1-0, gara priva di idee, di mentalità, di voglia di imporre il proprio gioco, di giocare a pallone del nostro Milan. Quando troppo, quando niente. Quando troppo, quando niente. Insomma, c'è mai mezze misure. Vabbè, l'importante era la vittoria. Prendiamo buono di quella e basta. Poi, per il resto, quante cose. Ci sarebbe da fare romanzo qui, una soap opera, non un video. Un po' spartita. Ciao, ragà.